E ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Oggi andiamo a vedere l'unboxing, è una prova, un test di funzionamento di un SSD. In particolare andiamo a vedere questo Kingdian S280 nella versione da 120 GB. Ho acquistato questo SSD perché devo velocizzare un PC abbastanza datato. Ora sto aspettando un altro componente, sto aspettando che mi arrivi un altro componente, dopodiché farò un video dedicato proprio all'aggiornamento di quel vecchio computer. Però intanto mi è arrivato questo, per cui diamo una rapida occhiata, dopodiché lo installeremo nel computer e faremo qualche test con qualche programma apposito, insomma, qualche considerazione su questo prodotto. Partiamo subito dal prezzo. Questo è un SSD abbastanza economico. Infatti, attualmente questa versione da 120 GB si trova a 48,99 euro, poco meno di 50 euro. È uno dei prezzi più bassi che si trovano in questo periodo per il taglio da 120 GB. La Kingdian non è sicuramente tra le marche più blasonate, però dalle recensioni dei clienti, perché comunque proprio in favore del prezzo stanno un po' spopolando questi SSD, dalle recensioni degli utenti si direbbero dei prodotti magari non di qualità eccelsa, ma che comunque fanno il loro lavoro e quindi in base all'utilizzo che uno deve fare del computer o comunque dei vari componenti può optare per questa soluzione. Io ripeto, lo devo mettere in un vecchio computer per ridare un po' di freschezza al sistema generale, per cui è perfetto un SSD che non sia il classico Samsung o SanDisk, eccetera. Quindi mi serviva qualcosa di economico che avesse però delle discrete qualità. Quindi andiamo subito ad aprire la confezione, per cui prendiamo le nostre belle forbici e andiamo ad aprire la confezione. Serviva un taglierino in effetti, ma in questo momento non ce l'ho. Vanno bene anche le forbici. Vuota, la mettiamo via. Abbiamo l'SSD in questa confezione di plastica e null'altro, cioè non sono presenti neanche le viti di fissaggio, cosa abbastanza strana, boh, non lo so. Va bene il risparmio, ma insomma almeno quattro vitine potevano metterle. L'SSD e questo si presenta in un bel grigio satinato, infatti si può vedere dalla telecamera l'effetto che presenta. Sul retro troviamo il modello appunto S280 versione da 120 GB e i vari numeri di serie, eccetera. Connessione ovviamente SATA. Nulla da dire da questo punto di vista. È bello il bordo perché è rifinito questo bordo, diciamo, tra la parte superiore e il laterale, ha questa rifinitura lucida che siamo un po' abituati a vedere magari sugli smartphone. Comunque, a primo aspetto si direbbe un buon prodotto. Adesso lo montiamo nel computer e appunto facciamo una prima formattazione, dopodiché faremo dei test per vedere come si comporta anche rapportandolo a quello che io attualmente ho installato, ovvero il 850 Evo della Samsung, quindi per vedere di quanto effettivamente variano le prestazioni di questo piccolo SSD. A dopo. Thank you.
SSD è già formattato su una capienza nominale di 120 GB, abbiamo a disposizione 111 GB. Per quanto riguarda i test, ho già effettuato un benchmark con SSD Benchmark, un programma gratuito che ora vi lascerò il link in descrizione. Questo è il mio Samsung 850 Evo. Come possiamo vedere, la velocità di lettura è di 506 MB al secondo, mentre per quanto riguarda la scrittura è di 486 MB al secondo. Aprendo il Kindian, invece abbiamo, eccolo qua, Kindian S280 120 GB, abbiamo una velocità di lettura di 482 MB al secondo e una velocità di scrittura di 290, quindi sono delle prestazioni nettamente inferiori, non tanto per la lettura quanto per la scrittura, ma è un risultato che sostanzialmente mi aspettavo da un hard disk, da un SSD economico come questo Kingdian. Tutto sommato, diciamo che per l'utilizzo che ne andrò a fare andrà sicuramente benone. Bene, per questo unboxing e una prova generale è tutto. Io vi aspetto con il prossimo video in cui, non appena mi arriverà il secondo componente, passerò all'aggiornamento di questo vecchio PC e vedremo quindi all'opera effettivamente questo SSD economico dalle discrete prestazioni della Kingdian S280 modello da 120 GB. Vi lascio in descrizione il link per l'acquisto su Amazon e il link anche al programma che ho usato per i test, che è questo SSD Benchmark, un programma free, gratuito. Io vi ringrazio per la visione, iscrivetevi al canale se vi va e ci vediamo al prossimo video. Ciao!